Il senatore del PD Luciano D'Alfonso ha chiesto, tramite una lettera inviata a padre Damiano, rettore del santuario della Madonna delle Grazie, per conoscenza al vescovo Leuzzi, al sindaco di Teramo D'Alberto, al rettore Dino Mastrocola e al rettore emerito Luciano D'Amico, una messa per il recupero dell'ex manicomio. Questo perché per l'ex presidente della regione non c'è altra soluzione che affidarsi all'intercessione divina per sbloccare il mega intervento di riqualificazione dell'ex manicomio teramano, complesso in abbandono in pieno centro storico. Ricordiamo che D'Alfonso è stato il promotore dell'intervento da oltre 80 milioni di euro inserito nel master plan e affidato all'università dell'allora rettore Luciano D'Amico. È un progetto che deve essere a tutti i costi realizzato. So che l'università sta lavorando moltissimo, ha recuperato anche dei tempi che erano stati in qualche modo consumati per alcune questioni burocratiche. Sono convintissimo che il progetto verrà realizzato di qui a breve e sono ancora più convinto che sarà un grande risultato, prima ancora che per l'università, per la città. Recuperare quello spazio ha senso come recupero urbano, come ripensamento di quella parte di città, e poi ha senso perché in quello spazio verrà la cittadella della cultura, e cioè un centro che vuole essere anche economicamente vitale per la città di Teramo. Io credo che Teramo abbia bisogno di specializzarsi in alcune vocazioni e sono convinto che la cittadella della cultura potrà rappresentare una di quelle vocazioni in cui assumere un ruolo di leader in regione ma anche in orizzonte extra regionale, e assumendo questo ruolo di leader attivare quei virtuosi processi di sviluppo economico di cui la città ha sicuramente bisogno. Opera strategica, ringrazio il senatore per averla finanziata quando era presidente della regione, si realizzerà e anzi auspico anche che possa essere sviluppata persino oltre il progetto già estremamente ambizioso che era stato finanziato dal presidente D'Alfonso con il master plan.